Per me l'acqua fin da bambino è un elemento vitale, fondamentale, ed è un ambiente che a me attira e piace molto. Io fin da bambino ho imparato a nuotare prestissimo e fin da bambino sono sempre stato appena possibile nell'acqua, ogni tanto anche con qualche problema, perché dopo un mese di vacanza al mare mi portarono in montagna in Valle d'Aosta e mio nonno mi portò a fare una passeggiata fino a un ghiacciaio storico della Valle d'Aosta che c'è sotto il Monte Bianco, il ghiacciaio della Bremba, e lì c'era un laghetto, il laghetto del Miage, e io avevo i pantaloncini e siamo arrivati vicino al laghetto. Io, che ero appena stato al mare, mi sono buttato nel laghetto. Il problema è che quello era un lago di ghiacciaio alpino di montagna e sono praticamente congelato, ma anche con lo shock per me quel lago è rimasto un posto fondamentale. E lì è il primo posto in cui ho visto cambiare il clima, perché sono tornato tante volte in questi anni e il ghiacciaio si è ritirato e negli anni il lago certe volte c'è, certe volte non c'è, e questo mi ha fatto capire tantissimo. È stato per me quel laghetto di bambino, è stato come una sentinella per vedere che cosa succede ai ghiacci e che cosa succede ai nostri inverni. La voce che avete sentito è quella di Mario Calabresi, giornalista, scrittore e fondatore di Cora Media. Ognuno di noi ha un ricordo legato all'acqua, ci scommetto, bello o brutto che sia. Può essere quello di una giornata al mare o al lago, o può essere una corsa sotto un temporale, o di una giornata di nebbia in cui tutto ci appariva un po' magico, o anche il ricordo di una giornata in campagna, passata a camminare tra i rivoli dell'acqua dell'irrigazione. All'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, una frazione del comune di Bra, è andato in scena il convegno Life Talks, dedicato all'acqua e alla sostenibilità. Il territorio di Pollenzo e quelli vicini, Roero, Langhe e Monferrato, sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e hanno un rapporto speciale con la terra. In mezzo a questi paesaggi davvero unici, la cultura del vino e del cibo, cibo incredibile, si respira ovunque. Le distese dei vigneti riempiono gli occhi e fanno bene al cuore. Eppure, anche in questi luoghi in cui sembra che il tempo si sia fermato, qualcosa sta cambiando. Sono Serena Giacomin e questo è Non c'è vita senza acqua, un podcast realizzato da Cora Media per A2A, la life company che si occupa di energia, acqua e ambiente. Chi ama le Langhe lo sa bene. In questi luoghi non mancheranno mai il buon cibo e il buon vino. E con buono intendo non solo piacevole al palato, ma mi riferisco alla qualità, al valore degli ingredienti, alla sapienza di chi coltiva e produce in armonia con il territorio. E chi conosce le Langhe sa bene anche quanto siano cambiate rispetto a non troppi decenni fa. Durante il secolo scorso sono state molto povere e con la Seconda Guerra Mondiale sono state uno dei teatri della Resistenza italiana. Scrittori come Cesare Pavese o Beppe Fenoglio hanno raccontato nei loro romanzi queste colline e le loro parole ancora risuonano nell'aria. Poi, alla fine del secolo scorso, hanno conosciuto una rinascita, proprio grazie alla valorizzazione della terra e delle vigne. Oggi sono una zona stupenda che attira visitatori da tutta Italia e da tutto il mondo, soprattutto turisti che amano il vino e il cibo. Uno dei testimoni di questo cambiamento è Angelo Gaia, produttore di riferimento a livello mondiale, che ha dialogato con Mario Calabresi. Una conversazione inserita nel contesto dell'evento Non c'è vita senza acqua, organizzato da A2A, proprio per dare spazio a confronti come questo. La storia della famiglia Gaia è iniziata molti anni fa, addirittura nel 1859, quando il fondatore Giovanni Gaia aprì la sua cantina a Barbaresco. Anni dopo, il padre di Angelo fu artefice di una specie di piccola rivoluzione nel mondo del vino in Piemonte. Allora, parlavo di mio padre. Allora, io ho avuto la fortuna di avere lui, credo che sia stato uno dei più grandi artigiani del vino in Piemonte. È partito con il progetto 1935 di fare un Barbaresco che doveva battere il Barolo.
non si poteva essere più folli, più pazzi, non potevi, perché il Barolo era il barbaresco figlio di un dio minore, ma molto meno, niente, assolutamente non c'era considerazione per il barbaresco. E come lo fa? Allora lui tiene buone quelle 2-3 annate su 10 e tutto il resto lo vendeva sfuso, quindi anche l'annata media o l'annata scadente sfusa. Ad Alba aveva uno che comprava le annate medie buone, che si chiamava Coppa, dico anche il nome, che era un commerciante attento. E poi ce n'era uno meno attento che comprava invece tutto il resto. E lui teneva, giocava su quelle 2-3 annate. Le faceva maturare quello che occorreva, allora si passava anche 6-7 anni. E poi metteva in bottiglia, scriveva sopra vecchia riserva. E fa questa etichetta dove mette sto Gaia, spara sto Gaia forte, a significare che per il cliente il messaggio: tu pensi che il barbaresco sia un vino della Lipa? No, non lo è, questo qui è il barbaresco di Gaia. Durante la loro conversazione però Calabresi e Gaia hanno parlato soprattutto di cambiamento climatico e dei suoi effetti. Sì, perché Angelo Gaia ha visto con i suoi occhi alcuni cambiamenti negli ultimi decenni, cambiamenti che Calabresi ha riassunto nella sua introduzione. Partirei da questo, dai cambiamenti climatici che hai visto nella tua vita. Ce ne sono principalmente tre. Il primo è la pioggia, da troppa a troppo poca. Il secondo sono le vendemmie, l'anticipo delle vendemmie, e il terzo la gradazione alcolica. Gaia ha condiviso la sua esperienza in maniera molto molto onesta. Prima di tutto, infatti, ha raccontato che c'è anche chi, sbagliando naturalmente, vede di buon occhio questi cambiamenti. Allora, in azienda sono entrato nel 61 e quindi ho alle spalle, ho 62 anni di lavoro fatto nei vigneti, in cantina, eccetera. Vorrei dire che ci sono percezioni degli effetti del cambiamento climatico diverse. Allora, io credo che ci sono molti viticoltori e molti produttori anche di vino che guardano al cambiamento climatico come un qualcosa che ha portato anche degli effetti positivi. Quali sono questi effetti positivi? Noi qui abbiamo delle varietà di maturazione tardiva, Nebbiolo, Barbera, Montalcino, il Sangiovese, quindi varietà tardive che avevano bisogno di tempo, e in passato succedeva nel secolo scorso che riuscivi a realizzare vendemmie di qualità 2-3 anni su 10. E poi nelle altre annate c'erano delle annate modeste, medie, e delle annate sfigate. Adesso col cambiamento climatico in atto abbiamo una regolarità di maturazione dell'uva e quindi vendemmie con qualità dell'uva 7, 8, 9 anni su 10. Quindi è chiaro che ci sono dei soggetti che guardano a questo cambiamento climatico con tutto sommato non è così male. Ovviamente però c'è il rovescio della medaglia ed è un rovescio tutt'altro che da poco. Quali sono invece gli aspetti negativi? Gli aspetti negativi sono che i patogeni, i parassiti diventano molto più aggressivi, e non solo, i parassiti arrivano anche da fuori, quindi non soltanto quelli che avevamo già. I patogeni non sono l'unico problema. Molte preoccupazioni sono legate proprio all'acqua. La parola siccità deriva dal latino siccus, che significa secco. La vite viene spesso raccontata come una pianta che resiste bene alla siccità, e da un lato è vero, perché non ha bisogno di tanta acqua e non ama i terreni troppo umidi. Questo però non significa che la siccità non porti conseguenze. La pianta può trovare il modo di sopravvivere, forse, ma produce meno uva. La penuria di acqua, inoltre, determina dei cambiamenti anche nel calendario della vendemmia. Le preoccupazioni sono dettate molto dal fatto di avere periodi con maggiore siccità, aver perso meno neve, meno piogge durante il periodo autunnale, le vendemmie che si sono anticipate, quindi grosso modo buono di un mese, anche qualcosa di più, che tutto sommato su varietà nere come la Barbera, il Nebbiolo e il Sangiovese in Toscana, anziché raccoglierlo a cominciare da ottobre, lo raccogli da metà settembre, e prima lo cominciavamo da metà ottobre, quindi un mese d'anticipo, ma ci sta ancora. Mentre invece la preoccupazione è per le varietà bianche che vengono anticipate e ti trovi a doverla raccogliere ad agosto, a fine luglio. Tutti sappiamo che gran parte del cibo di cui ci nutriamo viene dall'agricoltura, dai campi coltivati. Vediamo le piante nelle foto delle pubblicità, nelle confezioni dei prodotti.
vediamo i campi dalle strade o durante le passeggiate in campagna. Insomma, sappiamo perfettamente che le coltivazioni sono indispensabili per tutti noi. A volte però ho come l'impressione che ci sia una sorta di scollamento. È come se dessimo per scontati quei prodotti ai quali possiamo accedere senza fatica nei supermercati, dimenticandoci quanto lavoro c'è dietro la loro produzione e quanto siano legati, e noi con loro, ai cicli della natura. Ho chiesto a Mario Calabresi se secondo lui questa distanza con la filiera produttiva ci abbia in qualche modo reso insensibili ai temi dell'agricoltura e dell'acqua. Ci sono una serie di parole d'ordine che in Italia sono state lanciate sostanzialmente da Carlin Petrini, da Slow Food, che sono il tema della vicinanza, della prossimità, del chilometro zero, ma poi anche della stagionalità. Ecco, io penso che sia importante riscoprire che cosa è di stagione, che cosa posso mangiare in questo momento, che cos'è che la terra mi dà in questo momento, perché questo rende anche più affascinante scoprire che ogni stagione ha le sue cose, non che tutto c'è sempre perché io lo desidero, però poi alla fine scopro che il gusto è quello sbagliato oppure che ha fatto migliaia di chilometri per arrivare a casa mia. E allora secondo me bisognerebbe davvero riscoprire la stagionalità delle cose e il fatto che ogni tempo ha un suo prodotto, e quindi questo ci insegna anche il desiderio e la pazienza. Anche le uve hanno i loro tempi e se cambiano bisogna rispettarli, non si può fare diversamente. Siamo abituati ad avere tutto e subito, ma è la natura a scandire il ritmo. Se il mondo circostante cambia, cambiano anche i vini, come ricorda Angelo Gaia. I vini di questo secolo saranno diversi. Questo non vuol dire peggiori o migliori, diversi da quelli che erano. La gradazione alcolica mediamente è salita di 2 gradi, 2 gradi e mezzo e continua ancora lentamente a salire, quindi qualche preoccupazione c'è e devi cercare di operare nel vigneto con una certa attenzione per vedere se riesci a contenerla. Quindi in passato, ad esempio, ricordo che nel secolo scorso, per cercare di ottenere, di portare a casa delle uve più mature, eri disposto anche a correre il rischio di lasciarle un po' più tempo attaccate alla vite. Adesso diventa più importante raccogliere delle uve croccanti, che non le voglio stracotte o... In passato lasciavamo i grappoli e cercavamo di lasciarli più scoperti possibile in modo che beneficiassero della luce, del calore, del sole. Adesso li copriamo più possibile. Visto che abbiamo citato le radici delle viti, vorrei tornare a parlare anche di un altro tipo di radici, altrettanto forti e potenti, quelle familiari. Angelo Gai ha raccontato una bella storia che riguarda sua nonna, una donna forte che gli ha trasmesso una grande voglia di fare, forse intuendo in qualche modo il suo futuro. Quando avevo 8 anni e lei stavo facendo, mi correggeva i compiti delle vacanze e lei era dietro di me e mi dice: che cosa vuoi fare quando sarai grande? Non avevo nessuna idea, anzi ero intimidito da lei che aveva una personalità molto forte. E allora lei mi dice: tu devi diventare un artigiano, e per diventare un artigiano prima me lo dice in francese, ci sono 4 passaggi, faire, savoir faire, savoir faire, faire savoir, e poi me lo dice in italiano: fare, saper fare, saper far fare, far sapere. E me lo spiega e me lo scrive su un pezzo di carta perso. La scorsa puntata ho chiesto ai nostri intervistati di fare un piccolo sforzo di immaginazione per raccontarci come sarà il mondo tra 30 anni, secondo loro. Ho fatto questa domanda a Mario Calabresi e la sua risposta contiene tanta speranza verso il futuro, ma soprattutto verso le nuove generazioni. Queste ragazze e questi ragazzi hanno una sensibilità completamente diversa da quella degli adulti di oggi. Gli adulti di oggi ragionano sul cambiamento climatico, sulle sfide, con la testa, ma non è un tema di pancia, non è un tema di cuore. Per chi è giovane oggi invece è un tema di vitale importanza, da cui dipende il loro futuro, e quindi hanno e avranno un modo di affrontarlo molto più profondo e molto più radicale, per cui io non sono pessimista sul futuro. E se potesse esprimere un desiderio sul futuro, sarebbe quello di avere un mondo sempre più verde. C'è una frase del professor Mancuso che mi piace tantissimo, una sua idea, un suo titolo, che è l'epidermide della Terra. Il pianeta Terra, se lo si vede dal cielo,
C'è l'azzurro dei mari, ma è un pianeta verde. Ed è un pianeta però che negli ultimi 200 anni è sempre stato meno verde. Ecco, quello che io auspicherei è che il nostro tornasse ad essere veramente un pianeta verde come sempre stato, ed è questa l'eccezionalità per la quale su questo pianeta c'è la vita. Non c'è vita senza acqua è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con A2A, la life company che si occupa di energia, acqua e ambiente. Scritta da Ilaria Orù e raccontata da me, Serena Giacomin. I fonici di presa diretta sono Aurora Ricci ed Emanuele Moscatelli. Il fonico di studio è Luca Possi. Editing audio, Aurora Ricci. La post-produzione e il montaggio sono di Mattia Liciotti. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La senior producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani.